che sia un monito alla morte di mio figlio, che sia utile a una reale presa d'atto del problema, perché è un problema abbastanza serio. Quindi spero solo che serva a questo la morte di mio figlio. Sembra lucido Franco Cutolo, il padre di Giovanni Battista, mentre parla alla stampa dall'esterno del conservatorio di San Pietro a Maiella, dove studiava suo figlio. Sono parole misurate le sue, parole di chi ha subito un lutto e auspica un cambiamento nella realtà di Napoli, una realtà difficile. Per questo sperava che Giovanni riuscisse ad andare altrove. Io però lo incitavo ad andarsene, perché era molto richiesto all'Orchestra Sinfonica di Sanremo. Aveva già lavorato molte volte, doveva fare un'audizione in questo periodo. Io gli dissi: se lo passi vattene, non ti preoccupare. Questa è una città difficile, io pure faccio cultura, faccio teatro e non è una città facile. Sicuramente Sanremo sarebbe stato, gli avrebbe dato una vita un po' più serena, più facile. Provata, la madre di Giovan Battista, Daniela Di Maggio, prima di giungere in piazza per il corteo dedicato al figlio, ha avuto un colloquio con il primo cittadino partenopeo, al quale ha rivolto il suo grido di dolore. Signor Sindaco, in una Napoli dove finisce tutto a terra, luce e vino, la prego, lei, che è un uomo veramente di sostanza, dia un grande segnale attraverso la morte di mio figlio. E lui mi ha detto che non mi lascerà sola, io ci credo. Ascoltato l'appello della madre e del padre del ragazzo, il sindaco Manfredi ha analizzato in questi termini la situazione. Una circostanza che per il primo cittadino è straordinaria ed emergenziale. Oggi è un'emergenza che va affrontata accoppiando attività ovviamente di controllo del territorio e anche attività ovviamente di repressione con un'attività educativa, con un rafforzamento dei presidi culturali, con dare ancora più spazio e più forza a quelle che sono le associazioni, le istituzioni, tutti coloro che lavorano per sostenere culturalmente e educativamente. La funzione della scuola è molto importante. Una visione positiva, di valori positivi da parte dei nostri ragazzi.